Ti Tina, premio! E oggi siamo qui per recensirvi la Super Sabbia Sbabam! Finalmente, ragazzi, siamo qui con un intero box di Super Sabbia Ce Sbabam. l'avete chiesto in tantissimi. Bravissimo! E poi noi la adoriamo, stra adoriamo. Infatti, un po' di tempo fa ve ne avevamo recensiti due barattolini di un'altra Super Sabbia, però. E adesso è uscita quella Maxi. Sabbia della Sbabam, ne ho recensiti due tipi o uno, non mi ricordo. Sì, comunque vi lasceremo tutti i link qua sopra, tutto il, sì, il link, così cliccate e lo vedrete se vi siete persi il video della vecchia sabbia. E questa qui è bellissima, maxi, da 150 grammi l'uno, vasetta, e poi ce ne so, abbiamo preso un intero box formato da, aspettate che non mi ricordo, da 12 secchielli. Quanto è con uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 6. sette? No, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quindi li abbiamo appunto presi tutti e 12. Abbiamo preso in edicola appunto Il il box. box, c'era questo scotch. Sì, perché l'edicolante l'aveva appunto appena preso e lo stava per mettere lì nel ripiano dell'edicola. E siamo arrivati noi e abbiamo detto, vabbè, darcela così anche con lo scotch, tanto non importa, non fa niente. E quindi ce l'abbiamo anche un po' così, con lo scotch sbavamo. Allora, vediamo un po', super sabbia, mini book più secchiello con super sabbia e tre formine, cosa molto importante, ci sono anche tre formine all'interno. Ogni secchiello costa 2,50 euro. Abbiamo. E poi non sporca e non secca, cosa bellissima. Infatti anche la vecchia sabbia che abbiamo ancora non si è seccata. Sono veramente bellissime. Poi in una confezione su 10 trovi la magica polvere di stelle. Quindi speriamo di trovarlo. Puffi che abbiamo già recensito. Bravissimo Pippo. Appunto qua c'è il booklet, anzi ce ne sono tanti tanti come sempre. E dietro ci sono i puffi che abbiamo già recensito, bellissimi, anche di questi metteremo il link. Cosa che vi volevo dire ancora di questa sabbia prima di aprire i bellissimi secchielli è che è un'idea molto molto bella. Aspetta Pippo, uno alla volta, uno alla volta. Mettili qua, uno alla volta. Appunto, cosa molto bella di questa sabbia è che ci permette di giocare con la sabbia anche non essendo al mare, quindi in spiaggia, quindi molto molto bello. Quanti sono? Allora. Ok, divido un po'. Allora, Ah, 5, ok. Poi alla fine 6. faremo una cosa, abbiamo già ideato una cosa da fare che non vi diciamo adesso. No, Mentre questo Pippo qua. decide, cioè dividere i secchielli, vi faccio vedere un po' il booklet, appunto. Eccolo qua. Della bimba che gioca con la sabbia. Naturalmente visitate il sito della Sbabam e la loro pagina Facebook e anche YouTube, così sarete sempre aggiornati sulle nuove uscite. Allora, appunto, Sbabam. Poi qua parla un po' dei pianeti anche. Sì. Ce n'è uno in più, chi lo apre questo? No, devono essere 12. 3, 6, 3, 6. Pippo aveva contato male. Ok, qua parla un po' dei pianeti, guardate che carine pa le pagine, quindi saprete anche delle informazioni in più sui pianeti. Poi, ah, alla fine ci sono i giochini bellissimi che facciamo sempre e poi appunto i puffi che abbiamo già recensito. Allora, facciamo che inizio io. Allora, sì, dai. No, io ti chiedo un cambio. Cioè, guardate quanti colori prima di tutto e quanti sono, bellissimi. Allora, Vai, vai, io scegli tu, ti chiedo un che intanto... cambio. Il grigio per gli osso. Ok, che poi guardando la confezione si possono notare che alcune sabbie sono glitter e altre brillano al buio. Quindi vi metteremo alla fine del video la foto di quelle che brillano al buio, mi raccomando. Vuoi vedere cosa mi sono State perso fino alla da fine. te? Va bene. Allora, facciamo così. Io inizio da quella ossa che mi hai dato. Ok, quella rossa è. Ah, è Marte. Punto colore rosso ed è glitter. Quindi iniziamo già con un glitter. Allora, prima di tutto fai notare il barattolino. Ok, guarda che carino. Punto dedicato ai pianeti. Oh, mamma mia. Allora, le formine. Sono, cioè, questa qui è arancione con le stelline. Poi alla fine le faremo, se lo facciamo solamente vedere. E qua, ah, la galassia con tutte le stelline. E l'altra No, formina? non ce n'è due. Ce n'è due. Ah, tre forse si considera questo qua, perché si possono fare appunto anche delle formine con questo, perché c'era scritto.
Tre formine, sì, considerando anche questo. Ok, facciamo vedere questa qui com'è. Allora, vi devo fare un coso. Sì. È fantastica. Fantastica. Wow. Allora, guardate come si sperimenta. Veramente vengono delle cose bellissime con queste. L'avevamo già provata l'altra sabbia. Allora, guardate che bella, prima di tutto. È tanto glitterata. Che bella! E poi è morbidissima. Si modella molto, molto semplicemente. Allora, adesso rimettiamo. No, 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 Pippo. Alla fine facciamo tutte le formine. Perché adesso le apriamo, ve le facciamo vedere tutte e poi... Vogliamo le formine. E poi facciamo le formine. Facciamo così, che uno le apre tutte di fila. Ok. No, no! Una testa. Allora, okay. Adesso... Quelle che abbiamo già aperto le mettiamo qua, così le differenziamo. Il adesso... mio colore preferito. Ok, apriamo questa nera. Che è, adesso vi dico un po', anche questo qua glitter ed è Plutone. Il Pluto. Pluto. Ecco qui. Il mio amico. Sì, allora appunto questo qui stelline. E poi, wow, il sole. Fammi che bello vedere. Questo. No, io l'ho aperto io. Che bello. Beh, me ne fai toccare. Super, super glitterato. E poi, guardate un po'. Ha una consistenza straordinaria, veramente. Allora me la fai un po' toccare. Sì. Rimettila dentro, che tanto alla fine poi la usiamo. Adesso vi facciamo vedere giusto come sono. Ok, poi tipo, apri tu un'altra. Aspetta. Intanto tolgo. Vai, vai. Togli i pezzettini. Perfetto. Vai. Scegliene una ad aprire. Io ho questo. Tu quale mi consigli da aprire? Questo. Ok, naturalmente. Allora, l'arancione. Il mio colore preferito. Che è Giove. E che cosa fa? E che cosa fa? Questa qui è normale. Sì, normale. Ah, quindi c'è. Allora. È volata una cosa, tipo, valla a prendere. No, tu la fai. Vado a prenderla io. Ok, scappi un attimo. Eccola! Perfetto, ragazzi, sono ritornata. Quindi di nuovo le stelline. Ragazzi. Questa è la polvere di stelle! Aspettate. Secondo me è la polvere di stelle questa, ragazzi. Dara, falla vedere così com'è prima. Prima di staccarla, falla vedere prima così com'è. Ah, Pippo si è fatto male. Guardate che bello. Perché appunto in teoria doveva essere arancione. Però questo giallo in mezzo, giallo-verde. Perché nella realtà è verde, ragazzi. Voi lo vedete giallo, ma è verde. Quindi questa qui è la polvere di stelle! Cosa che mi hai dato tu? Wow, bellissimo, sono molto molto contenta di averlo trovato, il secchiello speciale. E poi altra formina c'era la stella cometa. Perfetto, metti di nuovo queste qua a posto, io apro questo qua che mi curisce molto. No, quella, questo qui che te l'ho dato. Ah, io, ok. Fammi contento. Questo qui, quindi grigio, aspettate che lo cerco di qua. Allora, argento, brilla al buio. Ed è Saturno. Allora, quindi questa qui la vedrete. Ma facciamo così, chi sa più si illumina il buio vince. No, no. Poi siamo 1-0 per Val. Ok. Allora, che bello! Abbiamo trovato sempre le stelline, bellissime. E poi, guardate, la navicella spaziale. Piano, Pippo. Bellissima. No, non andare via. Ti piace tanto? Aspetta. Tocca, questa qua è diversa dalle altre. È bellissimo, cioè, anche per, se volete anche antistress, state lì un po' a toccare questa sabbia, è molto molto bella. Allora, vi faccio vedere da vicino il colore, guardate che bello. Glitterato, anche se non è appunto glitterato, però, cioè, non c'è scritto che è una sabbia glitter, però ha comunque dei brillantini. E poi appunto di questo argento straordinario. Allora, io quindi questo qui mi raccomando, lo state fino alla fine, così lo vedete, l'avete illuminata. Poi Pippo passa a un altro. Quello giallo. Quello giallo. No, adesso vi dico quello blu. Allora, azzurro, terra. Sarebbe pianeta terra. Yeah, il nostro pianeta. Che non è, cioè, non è né glitterato né brillante. Vai. Quindi è normale. Apri piano, sì. Un po' com'è. Yeah. Ecco, dico apri piano. La navicella! Sì, un'altra navicella. Che bella! E poi l'altra, aspettate che la prendo io che è caduta per terra, se riesco. Ok, ce l'aveva Pippo sulla sedia. Quindi appunto la navicella e poi questi qua, la luna con le stelline. Allora, facciamo vedere un po'.
tanto la posso spezzare, tanto è tutto blu. Sì. Che bello azzurro questo, guardate che bello ragazzi. Hanno delle colorazioni veramente bellissime. Ma sembra più blu di certo dalla fotocamera. Sì, Sembra più blu. bellissimo anche questo. Metto le due formine, poi io passo a questo qui, appunto che volevo aprire dopo. Passo a questo qui, cioè che volevo aprire prima, dopo. Allora, questo qui è di qua, aspettate che ve lo dico subito. Questo è dark blu, quindi blu scuro, ed è Nettuno. Normale, questo qui, anche Allora, questo qui è normale. Wow. io te che guarda, Vai, vai, fai il cambio come vuoi tu. Allora, c'è questa formina qua. guarda cosa ti ho fatto il tuo No, mago. la fucsia. E poi c'è, ah, l'astronauta, naturalmente. Bellissimo. Adesso vi faccio vedere un po' il colore. Ma Blu scuro, sì. Dark blu. Allora, che bello. cosa fa? No, questo qui è normale. Infatti, vedete? Che bello. Anche se non è glitterato, anche quelli non glitterati, non che brillano al buio, sono bellissimi lo stesso. Guardate che belli. Cioè, hanno una consistenza straordinaria. Quindi questo Poi, qui. Pippo, anzi, devo mettere le formine. Vai, passa tu. Alla mia preferita. Vai. Che te l'ho rubata apposta. Vediamo un po' quella fucsia. Anzi, lilla, che è glitter rappresenta il pianeta Venere. Aspetta, l'apro io, se non tutto sempre cadere le formine, quindi. La cosa bella, vedete, anche il manico dove tenere i nostri È sacchettini. mia. Tu non la puoi toccare. Allora, vediamo un po'. Questo qui. E poi ecco il pianeta. Col pianeta che è morto. Eccolo qua il pianeta, perfetto. Poi. Che bello, questo è il mio preferito. Allora falla vedere tu se lo vuoi Tu non tenere da la puoi toccare. toccare. Vai, falla vedere tu. Falla vedere tu. Metta in un pezzettino. Vai, prendi un pezzettino e faccio vedere l'altro. Ah, tu lo fai. Cioè. No, non cadere! Perfetto, guardate che bella! Cioè, tutta questi glitter. Questa qui la userò tantissimo. Cosa fa? Glitter. Tutti brillantini. Oh, Ok. sta vedo. Poi tocca a me, faccio questa qui. Ah, c'erano le due formine che mi dimentico sempre. Ok, finalmente passiamo a questo qui che è verde, brilla al buio, quindi anche questo qui lo vedrete bello, bello brillante. E poi la luna. Allora, se magari eccolo qua. Si aprono anche molto, molto facilmente. Allora, ho trovato l'alieno. Poi, mamma. Ok. Le stelline. Eccole qua. E poi il passaggio, guardate. Che Dammi che mi bello! devo mangiare il gelato al pistacchio. Sì. Wow, ragazzi, sono una più bella. Ah, guardate dentro, ecco, fa vedere anche dentro com'è. Allora, vi posso dire una cosa? Sì? Che dentro sembra come un muffin. Sì, bravissimo, guardate dentro com'è. Come Come un muffin. un muffin. Bravo, un bel Abbastanza. paragone. Sì, allora, metti dentro. Non si può Ok, mangiare, poi ragazzi. Pippo. No, no. Poi Pippo, vediamo un po'. Sì, la Quello! tua è oro e glitter ed è naturalmente il sole. Vai. Ah, l'apro io, se volano tutte le formine. Apri per me. Allora, dov'è? Ecco, naturalmente l'ultimo angolino dove guardo è quello lì. Ok. Vai a Ok. vedere le formine tu questa volta. Che No più. bella. Allora, c'è Nuvola Navicella. Ma non E sembra. le stelline. Cioè, della confezione. Ma è No, come quello di prima. sembra dorato perché è un giallo però con tutti i glitter. Quindi Però sembra più dorato. sembra come quello di prima. No, no, vedete questo qui è molto più giallo. Guardate che bello. E poi appunto glitter. E Aspettate, la magari ve li faccio vedere telecamera meglio. sembra verde. Infatti. Allora. Così. Allora, Bellissimo. voglio vedere come dentro, se la come. Se tu le Oh, ma cucini. aspettate! No, mi sembrava di aver visto qualcosa. Niente. Allora, Pippo, rimetti le formine. Aspetta. Che io intanto vado avanti. Facciamo per cambiare un po' questa marrone. Che è. Aspettate, questo marrone è Mercurio ed è glitter. Allora, siamo quasi alla fine, ragazzi, eh.
così poi dopo ci divertiamo insieme a voi. Quindi stelline. E poi la galassia. Sembra quella che avevo in gioco bar. Bravissimo. Sembra quella lì. Allora, eccola qua, guardate quanti glitter. Ma sembra più viola. No, come fai a dire che... No, no, marrone. Però sembra un po'... Vai, prendi pure la quella tua. Bianco. Quella bianca, che è Urano. E cosa fa? No, questa è normale. E la tua? Quella di... quale, questa? Ah, la vediamo dopo. Questa qui di una navicella e poi... Ah, la luna con le stelline. Aspetta, voglio vedere se tu l'hai cucinata giusta. Poi ragazzi, quando si apre? C'è come un fumo. C'è come una polvere, un fumo, che però secondo noi non è la polvere di stelle, cioè nell'altro la polvere di stelle, perché era di un altro colore, comunque si vedeva bene. Comunque guardate, se magari riesco a farvelo vedere. Ecco, no, prima si vedeva. Ma saranno, ecco, però saranno tutti glitter secondo me. Che bello anche questa qui bianca, cioè favolosa. Ok, perfetto, mettiamo le altre due e poi l'ultima, ragazzi. Questa qui, ecco, che naturalmente è dall'altro lato. Oh, scusate. Questo qui brilla al buio ed è giallo ed è, rappresenta la cometa. Vedete, guardate che bel, giallino da barattolo. Quanto due? Ma dov'è? Qua. Sì, ok, trovato l'alieno e la luna con le stelline, ma questa volta blu. E poi eccola qua, ragazzi, che bella. Guardate un po', cioè anche se è normale, comunque è molto molto... Ah no, questo qui brilla al buio, sì. Comunque è bellissimo. E adesso ci divertiamo insieme a voi. Ok, come primo giochino vogliamo fare appunto le formine, vedere un po' come vengono. Sceglieremo due barattolini, due secchielli a testa, faremo due formine diverse. Allora, tu quale hai scelto? Solo due, Pippo, eh? Oh, vabbè, non importa. Dai, quindi... dai, te la lascio. Grazie. Quindi tu l'arancione e il rosso, e io il fucsia, e poi l'azzurro. Proviamo queste qua. Ok. No, no, dai, adesso facciamo queste qui. E così allora, vediamo insieme a voi. Inizia io? No, insieme le facciamo. Poi dopo facciamo vedere il risultato. Ma mi aspetti? Sì. Ah, te le apro, giusto, hai ragione. Ok, vai. Adesso ci divertiamo insieme a voi a fare le formine. Ok, vai. Appunto, io parto con questa qui azzurra. E tu con quella lì arancione con la polvere di stelle. Allora. Vai, Pippo. No, avevo un po' la... C'è la fucsia. Vabbè. Allora. Questa qua è mia, tua. Qual è? Vabbè, dai, non mi importa. Allora, facciamola subito. Vengono benissimo, ragazze. Ragazzi, perché ha una consistenza troppo, troppo bella. Dov'è il mio? Vai. Prima io ho fatto, vediamo un po'. La luna e le stelline. Guardate che bello. Cioè, bellissimo. Poi l'altro, facciamo veloce veloce perché poi alla fine c'è una sorpresa. Poi comunque le facciamo veloce anche perché, cioè, sono velocissime da fare, quindi ne farete tantissime in poco tempo. Cosa altrettanto bella. Vai Pippo, tu fai vedere la tua prima formina. Vai, intanto io ritiro la mia sabbia. Vediamo un po' che bella questa con la polvere di stelle, perché appunto è mescolata. Quindi bellissima. Perfetto, mentre la mia... Aspetta. Tu fai la seconda, vi faccio vedere la seconda. Eccola qua, magari la definisco meglio. Perfetto, che bella questa, ragazzi. Guardate. C'è una stella cometa fantastica. Wow, straordinaria. Vai Pippo, quindi adesso tu fai vedere la tua, la seconda, e poi facciamo anche l'altra. Con l'altra sabbia, perché belle le stelline tutte colorate, sia arancioni che di quel verdino giallo, la polvere magica delle stelle. Ok, adesso passiamo all'altro barattolino. Pippo, aspetta, non sprechiamolo questo qui, lo rimettiamo dentro, perché è veramente peccato. Io passo. Ok, vai Pippo, fa il viola. Dai, me lo dai, ti prego. Dai, tu il rosso. No, dai, guai. Lo cominciamo a Pippo. Da
Dai, sì, dai, solo stavolta. No, io non lo faccio. No, dai. Devi dare questo. Vai, fallo tu allora. Io mi diverto con il rosso glitter. Allora, vediamo un Ma po'. vuoi questo? E questo? Sì. No. Grazie, l'abbiamo convinto, ragazzi. Tanti, tanti pollici in super fico. Ma se andiamo a 10.000 mi piace, facciamo lo spacchettamento. Ok. Primo io ho fatto, se lo Vai. faccio vedere. Guardate che bello! Ma sono Cioè, pieni io di amo! sabbia! Ah, sono pieni di sabbia! Pippo, siamo stati al mare! No, non siamo stati, no. Ok, tutta la sedia piena di sabbia! Vai! Io Poi lo facciamo ultimo l'altra! Ah, e lo faccio dai piedi. ok, così non si sporca! Come sedia. Vai! Fai la tua prima. La prima l'hai fatta vedere? No? Vai, vai, falla! Io l'ho già Io la fatta la prima l'ho già prima. fatta vedere! Come? Ma cosa dici? Vai, l'ho già messa lì. Vai, Pippo, quindi fai veloce, fai vedere la tua No, prima. questo qua devi fare. No, l'ho già fatta, già dentro. Vai, Pippo, fai Aspetta, vedere. ma la seconda fai vedere quando faccio vedere anche la mia seconda. Sì. Questo Ecco, con tutte le stelline. E poi l'altra. Vai, Pippo. corso. Aspettami! Intanto ti metto già questo qui a posto. Pulisco un po' il tavolo. Ok. Vai, vediamo un po' come viene l'ultima formina di Pippo. Che bella con la galassia in mezzo, guarda che bella. Appunto, tutti i dettagli vengono bene Devo perché, spolverare il tavolo! la sabbia ha una consistenza bellissima, anche migliore di quella del mare, perché appunto questa qui, quella del mare bisogna bagnarla, avere la giusta consistenza. E c'è questa qui già fatta, quindi anche tutti i dettagli vengono alla perfezione. E adesso facciamo una cosa grandissima. Ragazzi, vado a spolverare tutto Prima vi faccio vedere la seconda formina, mi sono dimenticata, scusatemi, me l'ha fatto notare Pippo, che è la mia seconda formina. Bellissimo! Ok, adesso facciamo la sorpresa Aspetta. grande. Come state a casa? Oh, ok. Ecco qui la nostra piramide di super sabbia sbavam, vero Pippo? Sì. Guardate che carina, abbiamo fatto appunto una piramide così. Adesso sta un po' crollando. Ok, la raddrizziamo così. Naturalmente come punta, come quindi quella principale, ho messo quella con la sabbia magica delle stelle, la polvere magica delle stelle, e poi qua le due che non avevano nessuna sabbia sopra, nessuna torre, castello sopra, abbiamo messo due formine, una dell'astronauta e un'altra della navicella. E inoltre, guardate qua, che bello il poster, già in un altro video vi abbiamo detto che... Guarda quella delle salamandre. Sì, quello salamandre e tritoni. Tipo. Vi lasceremo qua il link qua sopra se non l'avete ancora visto, mi raccomando, andatelo a vedere. Sempre della sbabamma. Sì, abbiamo messo il poster qua dietro un po' per presentare il video e per avere appunto come tema. Guardate che carino! Bellissimo! Quindi adesso, prima che i crolli, volevamo farvi vedere un po' questa piramide un po' carina. Sosteneteci con tanti tanti pollici in su se vi è piaciuta questa idea. Ok, adesso noi andiamo a mettere tutto a posto. Mi raccomando, quindi correte in edicola anche voi a prendere questa bellissima super sabes bomb. È fantastica, vi divertirete un mondo. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Se siete nuovi iscrivetevi al nostro canale, così vado tanti attivi e questo video basta e amici lasciamenti esta. Bomba! Bravissimi, poi lasciateci bellissimi commenti come fate sempre. Noi vi ringraziamo tantissimo. Intanto, Pippo, notate tutto glitterato. Adesso andiamo a lavarci. E quindi saluti da Tina e Mi pare che sia ciao! ciao!